Ci troviamo con il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Fagotto. Si è appena svolta una conferenza stampa sulla piscina e c'era presente anche lei. Ci vuol dire e fare un breve commento sulla situazione in essere, che vediamo qua il tetto che in questo momento è il punto focale della critica delle opposizioni. Movimento vostro. Allora, saluto tutti e grazie di questa opportunità. Noi già 2 anni e mezzo fa avevamo messo in risalto la problematica. Siamo partiti da venire a ascoltare i responsabili della struttura che gestivano e abbiamo fatto tutto quanto una serie di ragionamenti. Per cui ci siamo mossi subito, perché questo è una struttura assolutamente indispensabile per una città come Portogruaro, è punto di riferimento anche per i comuni limitrofi, quindi credevamo quella volta e ancora di più adesso assolutamente un'opera di prima importanza e necessaria per la cittadinanza. Abbiamo tentato in diverse maniere, sia parlando con l'assessore competente che anche portando in evidenza, come molti altri consiglieri della minoranza, le problematiche della piscina, ma nulla è uscito. Ci sono sempre stati trovate delle scuse, i lavori sono sempre stati procrastinati al dopo. Il dopo è diventato talmente grave, anche in funzione del fatto della scelta, anche se era opportuna, di quella ditta, che non aveva determinati requisiti secondo noi, ma che a norma di legge poteva partecipare al bando. Ci siamo trovati, e l'avevamo già detto in principio, che c'erano delle problematiche grosse e che era impossibile non saperle. Chi è che può venire a dire che le travature non erano già in queste condizioni, come si vede? Questa qua non è una cosa che servono dei professionisti di per capire che c'erano dei problemi. Quindi il fatto di adesso accampare ulteriori scuse e di spostare ulteriormente i lavori per un'apertura di una struttura comunale, di un bene che era primario per quanto riguarda la cittadinanza e per quanto riguarda il territorio, è assolutamente fuori luogo.